Aprite il file 18, selezioniamo i due oggetti, cambiamo leggermente il colore, facciamo un colore come questo, così vediamo la selezione dei vertici. Nelle proprietà modifichiamo un po' la compressione, nel senso che la riduciamo, la impostiamo a 0,5 e a 0,5, così vediamo meno le pieghe durante il play. 0,5 e 0,5, facciamo un test. Ecco qui, abbiamo l'oggetto che è identico in questo momento. F3, qui abbiamo un effetto di stiramento degli elementi. Ora dobbiamo introdurre lo strappo che è inserito qua sotto. Qui, come vedete, abbiamo un'alta velocità di accuratezza che è stata inserita nell'area delle interazioni. Quando è attiva di default, la soluzione è più performante per quanto riguarda la precisione, è meno performante per quanto riguarda il consumo, nel senso che consuma molte più risorse del sistema, però è da disattivare soltanto se il sistema ha dei problemi di instabilità. Attivo la griglia, premo il tasto G, l'avevo disattivata, ed ora cominceremo a parlare dei sottoggetti vertici e della costrizione dei sottoggetti con i gruppi, perché questa opzione è attiva soltanto quando noi selezioniamo determinati vertici, diciamo questi vertici che possono essere strappati. Per farlo io devo selezionare un oggetto, ad esempio questo, e entrare nella modalità vertici. Anche se non ho la modalità Edge Faces attiva, automaticamente mi fa vedere i vertici che io posso selezionare, e sono tutti i vertici che compongono la struttura in relazione al plane che io ho suddiviso. Come vedete, qua ci sono già dei gruppi che io ho creato, sono i gruppi che in pratica costringono i vertici al movimento degli oggetti che io ho animato, vale a dire i box, che sono box 1, box 2, poi lo rifaremo insieme. Ora noi dobbiamo creare un nuovo gruppo di vertici che devono essere strappati. Per fare una cosa evidente, selezioniamo quelli in mezzo, direttamente qui, così. Creiamo un gruppo che si chiama Make Tear. Questo gruppo, che viene denominato come gruppo 3, perché di default lui dà questi nomi, poi se volete inserire dei nomi lo potete fare, strappo ad esempio, automaticamente inserisce le informazioni che si agganceranno alla base soprastante, e vale a dire la base di attivazione dell'effetto di strappo, che è questo. Permetti lo strappo con una determinata intensità, che è questa. Possiamo fare la stessa cosa nella parte sottostante. Io seleziono anche qua l'oggetto, seleziono i sottoggetti vertici, faccio una selezione degli stessi vertici, quindi nella stessa posizione. Qui abbiamo un effetto di soft selection che però per il momento non utilizzeremo, quindi disattivo la soft selection. E creo un altro gruppo sempre con questa icona, quindi con i vertici selezionati, Make, e anche qua lo chiamo strappo, così lo riconosco, e quindi lui ha queste due informazioni. Nell'oggetto sottostante però non attiviamo lo strappo, nel senso che lo disattivo per un attimo, così vediamo che cosa accade. Questa volta la simulazione è un pochino più importante per quanto riguarda la sua creazione. Se osservate poi in modalità wireframe, lui ha creato una ulteriore suddivisione di informazioni di quelli che erano i vertici che saranno sottoposti al prossimo strappo. Mettiamo anche la modalità wireframe, disattivo la griglia, quindi premo il tasto G sulla tastiera e lancio la simulazione.
appena lancio la simulazione, che è sicuramente più lenta della simulazione precedente, mi accorgo che ho una estensione della struttura e qui comincia a rompersi. Ecco qua, disattivo un attimo. Si rompe perché noi gli abbiamo detto che si può rompere con la mount, che è l'intensità in relazione alla possibilità di strappo. Se io lascio andare la simulazione, questo oggetto si strapperà e poi di conseguenza si comporta in relazione a quello che è il movimento di questo box, che porta con sé la stoffa che si avvolgerà su se stessa in causa a quello che è l'inerzia di movimento. Tutti i pezzi poi, eccoli qua, che sono stati disintegrati. Le impostazioni in relazione alla quantità di effetto di strappo che noi possiamo generare non sono da intendersi più è alto e più aumentiamo lo strappo, ma bensì il contrario. Facciamo ad esempio 2.5, modalità realistica, play, la parte sotto 2.5, la parte sopra invece è 1.5. inizia il play, le deformazioni sono abbastanza simili, primo strappo dell'oggetto nella parte soprastante, nella parte sottostante ancora non si strappa perché 2.5 è una tensione più importante, quindi lui sta dicendo: guarda, lo strappo lo faccio, ma lo faccio dopo, successivamente. E infatti lui riuscirà a fare il suo strappo, però molto più tardi. Ecco qua, in questo modo. E anche qua l'elemento si lacera. Più tardi, però si lacera. Siamo noi che dobbiamo fare le varie prove, quindi le tipologie di test. Possiamo anche modificarlo durante il suo play, nel senso che io ad esempio qua posso scrivere 1.5 quando sta facendo lo strappo e immediatamente si andrà a uniformarsi a quello successivo, oppure qua adesso gli scrivo 5. Torno indietro, lo rifacciamo così vediamo che appunto è interattivo. 1.5 e quando comincia a strapparsi gli scrivo 5 e premo enter in modo da forzarlo. 5, in questo caso vedete adesso lui si strappa più lentamente nella parte soprastante perché si chiude e quindi si strapperà, sì, però in un modo un po' diverso, oppure riuscirà addirittura a rimanere collegato. Si è strappato successivamente. Se voglio posso anche animare questi parametri con gli auto key. Al frame 17 abbiamo un effetto di strappo, quindi significa che questo frame circa lui potrebbe cambiare, quindi qua gli faccio un piccolo click, gli dico sempre 1.5, così da questo frame lui è identico e poi successivamente lo sposto, poi posso chiaramente spostare le mie chiavi, scrivo ad esempio 5, disattivo auto key, quindi significa che qua in questa tipologia di animazione poi ho il cambiamento del valore della tensione e dell'effetto di strappo. Faccio un play e controllo se è corretto oppure se poi devo spostare le chiavi. All'inizio dovremmo avere l'effetto di strappo nei primi frame, in questi, eccoli qua, e poi dopo lui diventa molto più intenso perché è a 5 rispetto a quella alla parte soprastante, quindi lo strappo non avviene più. In pratica abbiamo soltanto fatto un piccolo strappo all'inizio. Questo può essere un esempio.
e poi alla fine ecco qua che lui cerca di strapparsi in questo modo, se ce la fa. Sono abbastanza onerosi come calcoli. Torno indietro, all'interno della simulazione, siccome sono onerosi, qui abbiamo le accelerazioni hardware nelle aree avanzate che possono essere impostate per tutte le tipologie, sia in questa locazione sia anche in questa locazione. Vi ho salvato questo file come 28 strappo tearing end.